Documentario sulla flora e la fauna del West americano. Veramente è più un documentario sui film western nel West americano. Voglio che tutti voi, bravi pellegrini, guardiate questo documentario perché altrimenti so dove trovarvi. Questo è il selvaggio West. Grandi spazi aperti, cielo infinito e un tramonto mozzafiato. E il mio ruolo di solito è quello dell'eroe di poche parole. Ma stavolta è diverso. Eh sì, perché stavolta ho una storia da raccontare. Sul selvaggio West che pensate di conoscere e su com'è veramente. Per il pubblico di tutto il mondo, registi e sceneggiatori hanno creato una nuova realtà, il selvaggio West del cinema western. Hanno modificato la storia e la geografia. Hanno cambiato persino le leggi della natura selvaggia. The Indians call it the River of No Return. Questi poteri sovrannaturali sono conferiti ad eroi come me. Un buon western può mettere KO la realtà. Prendiamo un serpente a sonagli. Nei film resta fermo abbastanza a lungo da permettere all'eroe di fare l'eroe. Ovviamente qualsiasi serpente striscerebbe via in silenzio prima di lasciare avvicinare un cavallo. Ma poi, che western sarebbe? Per far star fermo un serpente a sonagli si ricorre a un trucco. Il serpente nel cappello. Si fa entrare l'attore nell'inquadratura, poi si immobilizza il serpente con un cappello bello grosso fino al ciak. Ci siamo quasi. Via il cappello. Ok, ora viene sollevato il cappello. Il serpente non può più scappare. La realtà viene stravolta. Così l'eroe non perde mai. Odio doverlo dire, ma con una vecchia 44 sareste fortunati a colpire la porta di un granaio. Negli anni 30, il regista John Ford e il suo attore protagonista preferito, John Wayne, crearono la nostra idea del selvaggio West. Un mix di paesaggi mozzafiato vasti migliaia di chilometri, ma sullo schermo percorribili a cavallo in poche ore. Ancora tutti ricordiamo perfettamente le icone del selvaggio West di Ford. È grazie ai suoi film che riconosciamo il West quando lo vediamo. Ma lasciatemi andare al nocciolo della nostra storia. La natura selvaggia. Animali, piante e il loro glorioso ruolo nei film. Ve li presento. Bob, l'avvoltoio. Un mio amico di vecchia data.
Quando arrivano Bob e i suoi amici, per qualche poveretto si mette davvero male. Il film inizia con un povero tonto nel deserto che ha calcolato male la sua riserva d'acqua. Sotto il sole cocente. O meglio ancora, tra le dune di sabbia abbaglianti sotto il sole cocente, il nostro uomo sta per cedere. Bob e compagni sono già pronti a lanciarsi. Non si vedono mai i loro primi piani nei film. Sono sempre piccole macchie nere che volano in cerchio. E poi succede. È fatta. Una ripresa da lontano e gli avvoltoi sono fuori. Prima che la festa cominci, il regista dice: stop. Peccato, perché gli avvoltoi sono pennuti interessanti. Nella vita reale questi sono avvoltoi collo rosso. Ma gli avvoltoi volteggiano davvero su animali o persone che stanno per tirare le cuoia? Ebbene, no. Gli avvoltoi collo rosso non vanno pazzi per le carogne. Si nutrono anche della vegetazione. Se cercate dei veri mangiatori di carogne, i corvi imperiali fanno per voi. In giro ci sono più corvi imperiali che avvoltoi, ma di rado volano in gruppo. Probabilmente è per questo che gli avvoltoi rimediano contratti e loro no. Ah. Il deserto. Lo adoro. Dopo giorni a cavallo, il fondoschiena diventa totalmente insensibile. Nessun confine, nessun recinto. Non c'è niente fra un uomo e la sua strada. Ma questo solo se tu sei l'eroe e non il misero perdente sotto il sole cocente. Il pubblico adora il dramma. Sì, sto parlando con voi. Ecco perché i film western si girano sempre d'estate, quando il terreno scotta. Ma potrebbe essere totalmente diverso. Il deserto vero non è poi così inospitale. Quando in primavera la neve si scioglie nella sierra e i fiumi sono gonfi d'acqua, la terra si ricopre di una vastità di colori. Ma le truppe cinematografiche non lo vedranno mai. Fiori e uomini duri non vanno d'accordo. E lo sceneggiatore ha sempre ragione. Incredibile, un fiume nel deserto, pieno di pesci. Bellissimo. Mi viene voglia di fare il narratore di documentari sulla natura per sempre. È la stagione della larrea tridentata, l'arbusto più diffuso nel deserto dell'West. Ma come ho detto, i deserti in fiore non sono adatti ai film western. Provate che sbaglio e vi regalo un barattolo di fagioli.
Ma questo arbusto non è solo bello, è anche molto resistente. In California hanno trovato un arbusto di 11.000 anni, l'organismo vivente più vecchio della Terra. Il deserto del West e quello dei Western sono due posti completamente diversi. Lo stesso vale per il cielo pieno di stelle dei Western, perché anche il cielo del deserto può essere nuvoloso. Nei film la notte è un problema. Se fosse davvero buio, voi non mi vedreste, giusto? La notte è fatta di suoni. L'ingrediente base sono i grilli, che friniscono solo quando fa buio, a patto che non li guardiate. Aggiungiamo il verso sinistro di un gufo. Il gufo in realtà non è pericoloso, semmai ne vedrete uno. Ho un altro asso nella manica per i suoni della notte. Per renderla davvero inquietante, servono dei coyote. Al cinema i coyote fanno venir voglia al pubblico di sedersi in ultima fila. Ululando, i coyote comunicano fra loro nell'oscurità. Appena uno di loro inizia, gli altri lo seguono. Gli effetti surround sono arrivati molti anni dopo. Trattandosi di animali notturni, i coyote non sono facili da riprendere. Perciò non si vedono sullo schermo, ma si sentono sempre. Simboleggiano il lato oscuro. Proprio come il caro vecchio Bob. Ma almeno Bob sta zitto. Questo suono sembra... Sembra appartenere a un tempo lontano. Non si sente da secoli. Assomiglia quasi... Che notte. Che musica. Like the wind. Avrei giurato che questa specie si fosse estinta mezzo secolo fa. Ma evidentemente alcuni esemplari devono essere sopravvissuti fino al terzo millennio. All alone and weeping over me. Di chi è questo canto? Diamo un'occhiata. Please don't go, she begged me, if I loved her, though I swore I'd be back soon for sure. Ah, di nessuno di loro. Ma non c'è dubbio riguardo alla specie, il cowboy che canta. Negli anni 30 e 40 erano loro le stelle più luminose a brillare nel grande cielo western. Le loro serenate raccontavano storie di vita nella prateria, notti nostalgiche e naturalmente amori western. For the one you love, little darling, by and by, don't you cry anymore. By and by, please don't cry anymore. Mm-hmm.
intrecciato nei miei piedi. A volte odio questo lavoro. Tutto quello che c'è per colazione è un sigarillo. Comunque, il fumo danneggia la tua salute e quella di chi ti sta intorno. Bisogna ricordarlo, anche qui. Nel selvaggio West, a un uomo della mia professione, capitano cose che non accadrebbero mai a un turista. E non intendo il caffè cattivo. Nessuna buona colazione, nessun sorriso che scaldi il cuore, neppure un raggio di sole che scaldi la schiena. Ma non ci pensiamo. Che dice il copione? Scorpioni. 2. Assolutamente mortali. Non è che sia del tutto sbagliato. Sì, ci sono gli scorpioni nel West. Non soltanto sullo schermo. Ma questi sono del Texas. E non torcono nemmeno un capello. Non amano la luce del giorno. Ecco, questi sono quelli cattivi. Somigliano a quegli altri, ma sono più piccoli. Il Centruroides sculpturatus è l'unico quattorno che può uccidere, ma sono troppo piccoli per le telecamere di Hollywood. Ad attrarlo fino ai miei stivali è stata l'immaginazione drammatica dello sceneggiatore. Altrimenti qui è più facile morire per la puntura di un cactus che di uno scorpione. A proposito di cactus, ne avete tutti uno a casa sul davanzale, giusto? Bene, il deserto di Sonora ha più varietà di cactus di qualsiasi altro posto al mondo. Ma soltanto i grandi saguari a candelabro possono sfondare nel cinema. Vedere per credere. Più il clima è umido, più crescono le ramificazioni. I saguari possono arrivare a 18 metri d'altezza, vivere 200 anni e pesare fino a 10 tonnellate. I saguari sono lo scenario perfetto per un film western. Hollywood si è innamorata di questi cactus giganti. La specie più rara di saguaro si trova nella Monument Valley, la patria dei western. Guardate che panorama. Davanti a me si trova un tipico cactus in mezzo al deserto. Ma lo stimato scenografo preferisce spostare altrove il cactus. Nella storia del cinema hanno riempito i paesaggi con questi cactus. Ma la mera verità è che i saguari più vicini crescono centinaia di chilometri più a sud. Dov'è? Ah, sì, vedete? È stato girato proprio qui. I film western sono ricchi di immagini emozionanti, non di botanica. Per quanto mi riguarda, la Monument Valley è da mozzare il fiato, anche senza i saguari. Un panorama straordinario, conquistato per Hollywood da uomini come John Wayne e John Ford. È qui che abbiamo realizzato gesta eroiche, catturato fuorilegge, combattuto gli indiani e salvato le figlie dei contadini. Quelli sì che erano bei giorni.
Non si poteva fare un chilometro senza incontrare cacciatori, cowboy, indiani o la cavalleria. La Monument Valley era il centro dell'azione. La verità è che allora la Monument Valley era una terra di nessuno. Nessuno voleva vivere qui e nessuno aveva una sola ragione per passare di qui. C'era a malapena una strada, nemmeno un saloon, sole, sabbia e rocce. Ed è ancora così. Buon per me, solitudine e tranquillità. Il mio unico lusso. Gli unici a vivere qui sono i Navajo, il gruppo etnico più numeroso fra i nativi d'America. Molti di loro vivono ancora negli Hogan. Il cuore della Monument Valley fa parte della riserva Navajo. Nessuno sa da quanto tempo i Navajo vivano qui. I film western e il conseguente turismo ha consentito loro di sopravvivere fino ad oggi. La prima volta in cui la cavalleria arrivò qui è stata perfettamente descritta sullo schermo da Ford e Wayne. In realtà, i soldati si sono sempre tenuti molto lontani dalla Monument Valley. Tutto quello che sapete dei soldati è stato inventato. Anche le uniformi sporche facevano parte della messa in scena. I soldati dovevano essere ricoperti di polvere. Smettila! Il problema è che questa polvere non si attacca ai vestiti. Gli attori dovevano sporcarsi prima di ogni nuova ripresa per sembrare reali. Carica! Magnifico! Ma purtroppo è tutto sbagliato. Cavalcando in questo modo non si dovrebbe impugnare una sciabola se non si vuole rischiare di ferirsi tra compagni. Nella cavalleria vera i soldati non portavano la sciabola e avevano sempre problemi con i loro fedeli compagni. I cavalli dell'esercito mangiavano solo avena d'alta qualità che andava trasportata per diversi chilometri. I pony indiani invece si nutrivano di qualunque cosa. La maggior parte dei soldati non era mai salita in sella prima dell'arruolamento e non vide mai un nativo americano durante l'intero periodo di servizio. I soldati ovviamente non indossavano queste bandane gialle che gli avrebbero resi i bersagli facili, persino per un fuorilegge miope senza gli occhiali. Il loro peggior nemico deve essere stato il clima. Un giorno con temperature sopra i 30 gradi, il giorno dopo sotto lo zero. Una vita misera, fra sudore e assideramento, sempre con la stessa uniforme. Tocca a te. Sei sicuro? Certo. Questi soldati dovevano sentirsi terribilmente soli. Non si poteva essere troppo esigenti con la compagnia. Amico, non puoi metterci tutto il giorno a fare una mossa. Deciditi. Ah, hai paura di perdere, vero? La maggior parte dei loro pensieri ruotava attorno a un solo argomento: le belle forme di Molly. Carica! Carica! Allora, cosa abbiamo imparato? Che la regola fondamentale per la cavalleria è la stessa per chiunque altro nei western: avere un bell'aspetto. E avere l'aspetto più bello di tutti è il privilegio dell'eroe. Ma per questo paghiamo un prezzo alto: niente casa, niente famiglia, niente amici. Solo un fidato destriero. Anche se in realtà all'inizio non c'erano molti cavalli nel selvaggio West. I primi giunsero a metà del XVI secolo, dopo aver disarcionato alcuni conquistatori spagnoli. I cavalli riuscirono a fuggire e vennero chiamati Mustang.
da quel momento, in America, gli stivali sono serviti solo per cavalcare. Dunque, i Mustang non sono veri cavalli selvaggi. I loro antenati erano animali domestici. Se vi è capitato di vedere dei cavalli galoppare, sapete che non esiste un'immagine più efficace di libertà. Nessun recinto, solo l'orizzonte. Libertà a perdita d'occhio. Dove sarei io senza un cavallo? Mi sentirei come un nonnetto senza la sedia a dondolo. È il cavallo che solleva un uomo al di sopra del mondo. Senza un cavallo, questo documentario sarebbe finito mesi prima che io arrivassi a Brushwood Gulch. Molte città qui non erano nulla prima dell'arrivo dei fantasmi. Ciao, Bob. Programma di riprese di oggi. Ingresso da film western. Impressionante. Proprio come faceva sempre... Come si chiamava? Uno sguardo a sinistra e uno a destra. Resta calmo. Non c'è fretta. Com'era? L'ingresso è tutto. Sembrare dimenticati da Dio, qualcuno ha avuto la brillante idea di dare un ruolo da star alla Salsola Tragus. La Salsola mette le radici solo per poco. La maggior parte del tempo vaga nel West come un cowboy. Difficile da credere che quest'erba verde e rigogliosa sia la stessa pianta. Persone più pazienti di me hanno scoperto che la Salsola rigogliosa si secca in autunno, si stacca dal terreno e rotola via verso il tramonto. Un simbolo perfetto per il West americano. Sempre in movimento e molto resistente. Peccato che non sia americana. L'hanno portata gli immigrati russi intorno al 1877. Quando si entra in un posto che non si conosce, non si sa mai cosa potrebbe accadere. Ma di tanto in tanto si incontra un volto familiare. O due. O tre. Per uno straniero entrare in un salon è un momento molto critico. Persino le mosche smettono di ronzare. Che somiglianza. La mosca comune è l'unico insetto che vanta una carriera cinematografica. Se ve lo stavate chiedendo, il Nord America conta 700 specie di mosche e tutte molto fastidiose.
ma sono attrici di alto livello. Ho il tempo per un altro bicchierino. L'incubo di ogni regista è dirigere più uomini mentre montano a cavallo e si allontanano insieme. O la scena è buona al primo ciak, oppure ci si può mettere anche un'eternità. Stop! Non si muove! Forza, su! Scena fuori dal saloon, seconda. Azione! Stop! Accidenti! Azione! Gli attori dei western devono sempre aspettarsi il peggio. Il peggio è quando i cavalli emettono suoni poco piacevoli. Quarta! Poi finalmente tutto funziona. Ok, questa città non è abbastanza grande per tutti e quattro. È ora del regolamento dei conti. Il copione dice: il cavallo si impenna e il cattivo cade a terra come un sacco di patate. Scommetto che non vi siete accorti che ci sono tre cavalli. Il primo serve per la scena in cui si monta. Il secondo si impenna. E il terzo è esperto nelle cadute. Per far sembrare tre cavalli esattamente uguali, ci vuole un pittore di cavalli. Il nostro si chiama Darwin e firma con orgoglio le sue opere. Mentre i cavalli sono attori del cast a pieno titolo, la mandria è fatta solo di comparse che servono a sollevare polvere, a muggire, a regalare un po' d'azione e a dare ai cowboy la possibilità di dimostrare di cosa sono capaci. I bufali texani sono i più gettonati per le comparse. Ma in realtà il mandriano deve radunarli solo due volte, per marchiarli. E per macellarli. I bufali texani sono sopravvissuti all'ultimo secolo solo grazie al loro ruolo nei film western. Se fosse stato per i proprietari dei ranch moderni, sarebbero già scomparsi da un bel pezzo.
Milioni di bufali in centinaia di film e tutto ciò che c'è da mangiare sono fagioli, anche nei western italiani. Se gli sceneggiatori non si fossero fissati con i fagioli, saremmo tutti dei buon gustai. Qui c'è il tacchino del Rio Grande. Fantastico. Mi ci vogliono 5 minuti per prenderne uno. Sullo schermo, ovviamente. Nella realtà, a meno che non passi una giornata appostato in mimetica, conviene tornare ai fagioli. Nell'epoca d'oro dei film western, i documentari sulla natura erano ancora in fasce. E non abbiamo mai potuto ammirare alcuni degli animali più belli del West. Le lucertole cornute, per quello che ne so, hanno firmato un solo contratto per un film western. Eppure sono fra le creature più incredibili quaggiù. Purtroppo ci sono molti personaggi nel West che dovremmo tralasciare. Come questi strani uccelli, i gufi delle praterie. Penserete che cani delle praterie e gufi delle praterie abbiano qualcosa in comune? Vi sbagliate. Gufi delle praterie in un film western? Giammai, sono troppo carini, troppo piccolini, troppo noiosi per un film. Non è un lavoro da eroi. Gli eroi hanno compiti nobili. Come cavalcare per le praterie. Nel vero West è facile perdere l'orientamento. Mi hanno detto vai verso ovest. Ma dov'è l'ovest? Lì, da quella parte, di là? Segui Sentiero del Sole. Viso pallido, zucca vuota. Ovest, dove sole cala. Deve essere andata proprio così. L'uomo bianco voleva andare a ovest, ma non aveva idea di dove fosse e nessuno capiva i nativi. Comunque, per quelli come me, il selvaggio West è sia un viaggio che un destino. Nell'era dei western, la prateria era l'ambientazione ideale, sia d'estate che d'inverno. È qui che pascolavano le mandrie di bisonti con John Wayne. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. I bufali. Sullo schermo si parla spesso di bufali, ma raramente si vedono. Perché non ce n'erano più per le riprese. Per eliminare il mezzo di sostentamento dei nativi americani, furono macellati 60 milioni di bufali e prima della fine del XIX secolo ne rimasero meno di un migliaio. I registi mostravano le piccole mandrie rimaste nella riserva del Parco Nazionale di Yellowstone. Oggi il loro numero è risalito a 350.000. Se volete una mandria in movimento per delle buone riprese, bisogna davvero spaventarli. I bufali sono pigri, si muovono raramente. Oggi la vecchia magia della prateria sopravvive solo sullo schermo. E anche lì è diventata una rarità. Alcuni animali sono apparsi nei film soltanto quando qualcuno si è preso la briga di andarli a prendere. Gli orsi grigi hanno fatto carriera negli anni 70, soprattutto in TV. E questo ci porta al capitolo gli animali western mai comparsi nei film western. L'elenco dei criteri dovrebbe essere chiaro ormai.
Gli animali devono essere A. facili da filmare e B. simboleggiare lo spirito del West. Tanti sono stati esclusi dalla lista. E questo spesso è un vero peccato. Prendiamo i polli delle praterie. Il loro rituale del corteggiamento è affascinante e non sono solo belli, ma anche gustosi. A me piacciono stufati con un po' di sedano, cipolla e salvia fresca. Con miele, erba cipollina e una crosta di semi di girasole tostati. I nativi li veneravano, e non solo per il loro sapore. Erano messaggeri del grande spirito. La prateria come distesa d'erba sconfinata. Difficile da filmare. Nessun primo piano, nessuno sfondo particolare, a meno che non ci si piazzi un bufalo o un antilocapra. C'erano milioni di antilocapre. Venivano mangiate da nativi, cacciatori e primi coloni, ma non hanno mai recitato in un western. Nessuno si è preso la briga di infastidirle con la telecamera. Inoltre la popolazione era molto limitata quando furono girati i primi western. Di solito si avvistano solo a grande distanza. Tutto questo aumenta le spese del produttore. Vi ho già detto che gli antilocapras hanno un po' di... Beh, ve lo dirò un'altra volta. E riecco il nostro Bob. L'albero è piantato nel cemento, comunque. E Bob va legato. Odia queste riprese. Del tutto kitsch, secondo lui. Oh, quasi dimenticavo uno dei temi più ricorrenti. La pesca di trote in America. Visto? Niente amo. Solo una mano veloce. Acqua torbida come il caffè e una trota fresca di supermercato. Volete rivedere? Vi sfido tutti a fare di meglio. Una trota morta nei fondi del caffè. Ok, basta per oggi. Il tacchino mi ha stancato. Ma cos'è un western senza un fiume? Un punto di non ritorno, da guardare correndo a cavallo. Guardare il fiume in cui scorre l'acqua indomita sta ai film western come la fibbia d'argento del cinturone a un cowboy. Nessun fiume è stato attraversato tante volte quanto il Rio Grande. Il suo nome compare sui titoli di oltre un centinaio di film western. Portare questa leggenda d'acqua sullo schermo è stata una vera sfida per le truppe cinematografiche. Per più di un secolo, il Rio Grande, o Rio Bravo, come chiamato al sud, è stato un patetico ruscelletto per la maggior parte dell'anno, deviato per rifornire d'acqua campi e città. Ecco perché spesso i fiumi San Juan o Colorado fanno da controfigura al Rio Grande. Hanno acqua a sufficienza e scorrono proprio dietro alla Monument Valley. Lasciate che ve lo presenti. Ecco il Colorado. Ma l'avete sicuramente visto nel film Rio Grande. In fin dei conti, i grandi western non parlano di geografia o di storia, ma descrivono grandi emozioni. Conquisterai ogni cosa e piegherai le forze della natura. Allora, compagnero? Bob è un uccello intelligente. Segue il vecchio motto: non perdere occasione per stare zitto.
Lo sentite anche voi? L'impulso di partire al galoppo e di lasciarsi tutto alle spalle per inseguire il sole fin dove tramonta. Beh, vi dico solo che, se davvero volete, potete trovare il vecchio West ovunque. Adios e grazie di tutto.